Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Iniziamo il nostro percorso di analisi scientifica del femminismo e dei suoi pilastri partendo da uno dei suoi tanti slogan, probabilmente uno dei più efficaci, diffusi e di successo. Sono più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne. Si tratta di uno slogan che può essere facilmente variato, introducendo l'aspetto della violenza generica, del tipo sono più le donne vittime di violenza da parte degli uomini che gli uomini vittime di violenza da parte delle donne. Si tenga sempre presente questa possibile variante, anche se qui utilizzeremo sempre, per brevità, la versione che parla di uccisioni. Prima di analizzare il diffusissimo strumento dialettico femminista «sono più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne», occorre introdurre un concetto chiave, ossia quello di meme. Parlare di meme oggi fa venire in mente le immagini, le GIF, i brevi video o le frasi che circolano e si diffondono a macchia d'olio sul web. In realtà il concetto di meme è più complesso e profondo e la sua definizione risale al rivoluzionario libro Il gene egoista, pubblicato nel 1976 e poi successivamente aggiornato dal biologo britannico Richard Dawkins. Secondo Dawkins, un meme è un prodotto culturale, quindi non derivato dalla nostra impostazione biologica, ma creato dall'intelligenza umana. In questo senso, esempi di meme sono le melodie, le idee, le frasi, le mode, le tecniche per modellare vasi o costruire archi, gli slogan, le correnti artistiche e così via. Come i geni si propagano di generazione in generazione, saltando di corpo in corpo tramite spermatozoi o cellule uovo, così i meme si propagano nella cultura umana saltando di cervello in cervello, essenzialmente per imitazione o anche per apprendimento. E nel fare questo, esattamente come i geni, sono soggetti a una selezione che favorisce i meme egoisti, cioè quelli concepiti per farsi replicare di più e mantenersi di più in circolazione nella cultura. Un esempio banale. Il meme sacrificio di animali o esseri umani alla divinità, che anticamente era diffuso ed è rimasto a lungo nelle culture di moltissimi popoli, nel corso del tempo è stato sconfitto nella competizione tra memi e oggi nessuna comunità religiosa sacrifica più animali o esseri umani alla divinità, per fortuna. Al contrario, il meme Dio come entità metafisica che trascende l'umanità, sebbene declinato in modi diversi a seconda delle culture, ha vinto la competizione tra memi e si è propagato di cervello in cervello dalle civiltà antiche fino ad oggi. Ma come ci è riuscito? Le scienze evoluzioniste suggeriscono che di base le persone abbiano una tendenza ad accettare e diffondere i memi che migliorano la loro adattabilità e a evitare quelli che la riducono. Ma capita anche spesso che nei cervelli umani si installino memi dannosi, cioè non utili per l'adattamento umano all'ambiente, ma anzi apertamente nocivi. Accade perché ai memi non importa che effetti hanno su di noi, per loro conta configurarsi abbastanza efficacemente da connettersi con successo alle più profonde e antiche emozioni umane. La paura è una di queste ed è ben noto come attraverso la paura del terrorismo, delle malattie, del crimine, eccetera, si possano imporre alle persone e contro il loro interesse regimi che si fondano su memi anche disumani. Un altro esempio è la golosità umana verso cibi dolci o grassi. L'evoluzione ci ha lasciato nei geni l'idea che cibi dolci o grassi siano estremamente rari
come in effetti erano quando il nostro impianto genetico si è definito, ossia quando eravamo cacciatori-raccoglitori nelle savane e nelle foreste primordiali del Pleistocene. E per questo oggi ne siamo potentemente attratti. Per questo, anzi, qualunque meme che stimoli il desiderio di dolci o grassi tende a replicarsi e a diffondersi con successo, come ogni pubblicitario e ogni dietologo sa molto bene. È provato dunque che i memi che si armonizzano meglio con la natura umana hanno una marcia in più nella loro lotta per lo spazio nel nostro cervello. Il meme Dio, che abbiamo citato prima, ne è un chiaro esempio. Il suo successo in millenni di evoluzione deriva dalla sua grande attrattiva psicologica. Esso infatti fornisce una risposta plausibile a domande profonde e difficili sulla natura dell'esistenza. Suggerisce che le ingiustizie nella vita di questo mondo potranno essere raddrizzate nella prossima, e in più fa perno su alcune paure radicate nell'umano, la paura della morte, delle avversità e dei tormenti che subiremmo se dovessimo smettere di credere. Si tratta di un meccanismo fondamentale da capire ed è lo strumento di base per comprendere il successo dello slogan femminista «Sono più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne», che di per sé, intendiamoci, non è falso. Ciò che sostiene è decisamente vero. Pur non essendo falso, è però ingannevole, come dimostreremo nel merito nel prossimo podcast. Quello che ci interessa qui preliminarmente è però capire perché un meme portatore di un inganno, quindi ricadente nella categoria dei memi dannosi, riesca a radicarsi e a diffondersi così tanto e così bene nelle convinzioni culturali diffuse. Ma andiamo con ordine e analizziamo gli aspetti più immediati e superficiali dello slogan. La verità parziale che afferma ha alcuni obiettivi immediati. Enumeriamoli. Primo, ha l'obiettivo di passare il concetto che gli uomini sono cattivi e le donne buone. Il sottotesto presente nello slogan e talvolta esplicitato di fronte alle critiche è che quando le donne uccidono gli uomini lo fanno sempre per difendersi da aggressioni degli uomini stessi. Dunque, il primo obiettivo è una condanna generale del genere maschile e una assoluzione generale del genere femminile. Il secondo obiettivo è passare il messaggio che gli uomini abbiano un accanimento omicidiario o violento specifico contro il genere femminile. Non si precisa il motivo di tale accanimento, ma anch'esso è sottinteso oppure viene esplicitato dalla propaganda che circonda lo slogan. Gli uomini uccidono di più le donne per opprimere il genere femminile ed affermare un regime oppressivo, appunto, chiamato patriarcato. Terzo obiettivo, passare l'idea che gli uomini andrebbero severamente puniti dalla società e dalle istituzioni e che le donne avrebbero diritto a una qualche forma di risarcimento al fine di ripagare un debito pressoché inestinguibile, dato che la violenza maschile viene esercitata sulle donne fin dagli albori dell'umanità. Ora, queste non sono le cause del successo del meme ingannevole. Come detto, sono gli obiettivi egoistici che quel meme è stato costruito per raggiungere, ossia creare le condizioni ambientali e socioculturali affinché esso stesso e i concetti che ne derivano si fissino e si radichino nei cervelli, per poi diffondersi e garantirgli la sopravvivenza. E poco importa che quel suo radicamento abbia come effetto indesiderato di rendere accettabili per tutti cambiamenti sociali o leggi tutt'altro che vantaggiosi per la comunità umana. I memi, come i geni, non hanno un'etica. Il loro interesse è solo moltiplicarsi e diffondersi a qualunque costo. È così che l'inganno contenuto nel meme femminista, radicandosi nella mente dell'opinione pubblica, rende accettabili storture culturali, legislative o giudiziarie apertamente orientate contro il genere maschile, le cosiddette discriminazioni positive di cui parla il femminismo. Ora però è tempo di capire come un meme ingannevole con tali effetti nocivi trovi consonanza con i cervelli in cui penetra, riuscendo a suonare convincente e a radicarvisi e a diffondersi. Le scienze evoluzioniste mettono a disposizione due strumenti che possono spiegare bene il meccanismo che garantisce prosperità a questo meme. Il primo strumento è il concetto dell'altruismo, un atteggiamento che è stato dimostrato essere un adattamento selezionato negli esseri umani dall'evoluzione. Il suo funzionamento può essere facilmente spiegato con un esempio positivo, quello del dono.
Quando facciamo un regalo a qualcuno, non lo facciamo necessariamente nella speranza di riceverne uno in cambio. Ma per quanto tempo continueremo a fare regali a qualcuno che non ricambia mai? Probabilmente non molto. Ci risentiamo con gli scrocconi e li chiamiamo parassiti, guardando con disprezzo coloro che sfruttano gli altri per il loro successo. Nella vita di tutti i giorni la reciprocità è sostenuta da emozioni come gratitudine, senso di colpa, simpatia e rabbia, e tutti gli esseri viventi neurologicamente normali possiedono queste emozioni, che si esplicano anche su un versante negativo. Tutti siamo infatti dotati di un programma che risponde a un affronto ai nostri interessi o alla nostra dignità con un sentimento cocente e spiacevole, che ci induce a infliggere una punizione o esigere un risarcimento possibilmente commisurato, come nel caso del regalo. Ecco dunque il punto dove il meme femminista ingannevole si aggancia per sopravvivere e prosperare nella cultura diffusa. Nell'esplicitare il parallelo del chi uccide chi, si ha un richiamo chiaro al meccanismo altruistico. Chi entra a contatto con il meme sente che sarebbe doveroso, per quanto assurdo possa suonare, o che gli uomini uccidessero donne nella stessa proporzione con cui le donne uccidono gli uomini, o per converso che le donne uccidessero uomini nella stessa proporzione con cui gli uomini uccidono le donne. Come capita per i doni o i favori, il meme suscita il senso interiore della necessità di un bilanciamento, di una contropartita di proporzioni comparabili. Una necessità che è istintiva, di derivazione genetica, ed è a queste profondità che il meme femminista si ancora per diffondersi. Il che è ancora più vero per l'emozione convertita al negativo. Il meme dichiara che un gruppo umano, gli uomini, mette in atto un affronto o un danno a un altro gruppo umano, le donne. Di fronte a ciò scatta l'automatismo evolutivo radicato in ognuno di noi, che fa desiderare una risposta commisurata, sotto forma di punizione o risarcimento. Un desiderio che risulta dirompente nelle donne, grazie anche al fatto che la propaganda che accompagna il nostro meme ingannevole non manca di rappresentare le donne come facenti parte di un'unica famiglia, come tutte sorelle. E questo fa scattare una reazione naturale ancora più amplificata, come sempre accade quando qualcosa di male viene fatto ai nostri consanguinei, verso i quali dal lato genetico ci sentiamo istintivamente più legati. Le scienze evoluzioniste hanno poi sviluppato un secondo concetto che può essere utilizzato come strumento per inquadrare il meme femminista ingannevole di cui stiamo parlando. Ed è il meme dell'onore. Le culture dell'onore fioriscono in tutto il mondo perché amplificano emozioni umane universali, come l'orgoglio, l'ira, la vendetta e l'amore per i propri amici e parenti. Nello slogan che stiamo analizzando è sicuramente presente anche questo versante della natura umana, quello di vendicarsi di un torto, un istinto primordiale pervenuto fino a noi dalle epoche più remote. Così come l'esercizio di un'ira feroce nella vendetta, che sia commisurata all'offesa ricevuta e magari talvolta vada anche oltre. Tale vendetta può prendere corpo non solo in punizioni concrete come la reclusione, la tortura o l'uccisione, ma anche in misure di tipo sociali, quali l'odio, l'ostracismo, la diffidenza, il risentimento collettivi verso i colpevoli dell'offesa, oppure misure risarcitorie atte a bilanciare il torto subito. I meccanismi emotivi e comportamentali legati al senso dell'onore sono testimoniati in pressoché tutte le culture, pur se declinati in modalità differenti, e sono fortemente presenti nelle società occidentali evolute, che sono poi le destinatarie prime del meme femminista ingannevole: sono più le donne uccise dagli uomini che gli uomini uccisi dalle donne. Ascoltatelo con attenzione. Sono più le donne uccise da uomini che gli uomini uccisi da donne. Non sentite istintivamente un senso di sorda rabbia interiore accompagnata dal desiderio che venga ristabilito un equilibrio e che dunque venga resa l'offesa a chi ha commesso il danno? Ecco, è anche a quella profonda pulsione interiore che si deve il successo di un meme parzialmente vero, ma di natura chiaramente ingannevole. Il fatto che passi di bocca in bocca, di cervello in cervello e si radichi così fortemente da rendere accettabili iniziative
apertamente avverse al genere maschile ed a imporre un clima culturale genericamente ostile al genere maschile, deriva dal fatto che il meme si appella e si aggancia direttamente a emozioni e pulsioni profondamente radicate nella mente umana dopo una selezione genetica avvenuta nel corso di millenni. E ci possono essere pochi dubbi sul fatto che chi l'ha ideato fosse pienamente conscio della profondità della presa che l'inganno avrebbe avuto sul cervello dei più.